Dentro ci aspetta la smagliante bellezza dei quadri di un ex predicatore che regalò un suo orecchio ad una prostituta. Da Brescia, Emanuela Vallone. Sì Paola, si arriva a Brescia attratti dalle grandi mostre e si scopre il complesso di Santa Giulia. Oggi candidato a far parte del patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, ospita il museo della città. Sorge su un'area archeologica ricca di domus romane, al suo interno tre chiese e un monastero, per un totale di circa 14.000 metri quadrati. Una sezione del museo ospita le mostre temporanee, che attraggono pubblico da tutta l'Italia. Disegni, acquerelli ed alcuni dipinti dalla collezione di Ellen Müller-Kroller, che la cedette nel 1935 allo Stato olandese. Che ne facesse un museo e la sua collezione potesse rimanere integra. Le opere su carta attraversano tutta l'attività del pittore come un diario dell'anima, il fondamento della sua pittura. Partenza record per la mostra di Van Gogh. Nei primi 9 giorni di apertura i visitatori sono stati circa 15.000, con una media di 1.700 persone al giorno, che sono diventate dopo un mese circa 3.500 il sabato e la domenica. È un pubblico intanto eterogeneo, viene da tutta Italia. Il primo anno, ricordo nel 2004 quando facemmo la mostra di Monet, stilammo una caratteristica sul tipo dei visitatori che avemmo, non mancava nemmeno una provincia italiana, anche magari 5 visitatori da Caltanissetta o da Enna, però erano venuti tutti a Brescia. La mostra di Van Gogh è costata circa 5 milioni e mezzo di euro. Consideriamo che quando si parla di Van Gogh i costi assicurativi sono sempre proibitivi, anche per quanto riguarda i disegni. Il risultato di questi 5 anni di grandi mostre è sicuramente straordinario dal punto di vista del pubblico, perché alla chiusura di questa mostra dedicata in modo particolare al disegno di Van Gogh conteremo qualcosa come 2 milioni e mezzo di visitatori in questi 5 anni di mostre.